Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio parlare delle ventole che possiamo trovare all'interno dei computer o comunque all'interno dei nostri elettrodomestici. Allora, le ventole, come ben sapete, lo dice la parola stessa, è un dispositivo di raffreddamento alla forma di un ventilatore e viene usata principalmente per raffreddare nei computer, processori, alimentatore, scheda video e quant'altro. Mentre in altri elettrodomestici anche può essere usata per appunto raffreddare la parte interna di un qualsiasi componente per evitare il surriscaldamento. Allora, le ventole sono di due tipi, una classica e una brushless. Allora, la classica è quella appunto dotata di due fili positivo e negativo, quindi unica velocità e funziona appena praticamente noi accendiamo il dispositivo, la ventola si metterà a ruotare per raffreddare il nostro dispositivo. E avrà solo una velocità, mentre le ventole più moderne, quindi quelle brushless, sono più sofisticate in quanto hanno più velocità. Queste velocità praticamente sono regolate da una scheda elettronica, perché appunto i nuovi dispositivi informatici elettronici hanno comunque degli integrati di memoria dove ci sono delle programmazioni apposta per questo tipo di motori, per questo tipo anche di ventole a questo punto. Le ventole possono essere di forma e dimensione diversa, però questo poi ovviamente dobbiamo capirlo dal nostro dispositivo. In pratica, quando noi andremo ad aprire il nostro dispositivo dove sarà ubicata la ventola, vedremo appunto la dimensione e la forma della ventola che ovviamente ci servirà per la sostituzione. Oppure possiamo anche adattare delle ventole più grandi in caso in cui le ventole piccole non riescano appieno nel loro lavoro del raffreddamento del nostro dispositivo. La ventola comunque ha anche un verso di montaggio, quindi mai montare la ventola come in foto, ma bisogna montare la ventola con la parte posteriore verso il dispositivo da raffreddare e la parte anteriore invece, quindi dove si vede il disco rotante o il ventilatore, all'esterno. Questo perché? Perché altrimenti farebbe l'effetto contrario, cioè manderebbe l'aria al contrario, la fresca la manderebbe fuori e la calda dentro. Quindi per evitare questo la ventola, deve essere montata nel verso corretto. Per questo video è tutto, un saluto a tutti, al prossimo video.